rilasciato l'aggiornamento di agosto per Home Assistant. Tante come sempre le novità. Ecco quelle a mio parere più interessanti. Introdotto un supporto ufficiale per la gestione dell'energia domestica. Consentirà di monitorare ed ottimizzare i consumi. La nuova dashboard Energy ci aiuterà ad identificare la dipendenza dal fornitore di rete. Un comodo grafico consentirà di analizzare i nostri consumi, mostrando quanta energia proviene dalla rete, quanta è stata prodotta dai pannelli, e quanta è stata ceduta. È possibile capire tutte le potenzialità di questo nuovo strumento, accedendo alla demo fornita da Home Assistant. A colpo d'occhio sarà possibile anche osservare quali fonti di energia sono state utilizzate, inclusa la nostra dipendenza dal carbonio. Grazie ad Electric Map. Home Assistant può acquisire i dati energetici da qualsiasi hardware supportato, contatori di energia intelligenti, inverter, pinze, monitor di impulsi, prese intelligenti, eccetera. Sono stati anche creati utilissimi progetti open source come Home Assistant Glow, un progetto basato su FHome compatibile con la maggior parte dei contatori elettrici. Misura i consumi monitorando il LED del contatore elettrico. Tra le altre novità presenti nella release, si segnala la nuova barra laterale per le schede più piccole, la modalità a lancetta per la scheda indicatore, l'ottimizzazione nella raccolta dei dati per le statistiche. Si tratta di miglioramenti già implementati della nuova dashboard energetica. Per tutti i dettagli, leggi l'articolo presente sul blog. Se questo video è stato di tuo gradimento, metti un like, e non dimenticare di iscriverti al canale. Al prossimo video.